Allora, chiedo al segretario di relazionare sullo stato di attuazione del programma del comune degli enti borghi di Valle Camonica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto dell'Unione. Chiedo di essere anche stringato. Sì, sarò breve perché devo centralizzare l'ordine fiscale. Allora, è un adempimento questo previsto non soltanto per i comuni, ma anche quindi per l'Unione dei Comuni, che è contenuta nell'articolo 19 dello Statuto entro il 30 settembre. Ogni sindaco presenta al Consiglio Comunale la relazione sullo stato di attuazione, e questa relazione ovviamente poi è l'unione che praticamente rende praticamente la situazione di quelle che sono le attività avviate nel corso dell'anno. Premessa, allora, l'unione sapete che nel 2010 è stata costituita con i comuni di Vieno, Moreno, Malegno, Miardo e Stresine, e poi nel 2011 si sono aggiunti i comuni di Corno e di Ossa, quindi praticamente l'unione è composta da 7. Per quanto riguarda quindi l'attività dell'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica, sostanzialmente nel 2012 si è articolata su tre fronti. Il primo fronte riguarda praticamente i servizi di polizia locale, poi i servizi sociali e infine l'aspetto ultimo delle attività più giovani. Per quanto riguarda il servizio di polizia locale, è stato avviato praticamente un processo che ha portato la prima dipendente, quindi gli agenti di polizia locale, ad essere comandati da questa unione. Tutto questo comando praticamente ci sarà nel 31/12/2012 e poi dall'anno prossimo praticamente i dipendenti, quindi gli agenti di polizia locale dei vari comuni, passeranno definitivamente come dipendenti in capo all'interno. Quindi sono state poi già individuate le figure del comandante e del vicecomandante, sono stati approvati i regolamenti di polizia locale, il nazionale per le attività del corpo e tra l'altro c'è anche la via della progettazione per la realizzazione della nuova sede del corpo. Quindi da questo punto di vista diciamo che l'Unione è partita proprio per strutturare praticamente questo servizio in modo tale da poterlo svolgere a livello chiaramente convenzionale sui centri comuni che compongono questo Unione. Per quanto riguarda invece il settore dei servizi sociali, sapete che praticamente c'è stato da parte dei singoli comuni dell'Unione il trasferimento delle quote all'Unione, perché praticamente la direzione territoriale di servizio alla persona, che eroga appunto i servizi, ha come interfaccia in questo caso l'Unione e non più i singoli comuni. Quindi noi praticamente abbiamo fatto per trasferire le nostre quote all'Unione in modo tale che ogni servizio poi sarà attivato dall'azienda attraverso un'interfaccia degli antichi borghi. Sempre però nel campo dei servizi sociali, da segnalare che l'Unione ha aderito al bando, quello della provincia che riguarda la formazione provinciale, in particolare il lavoro accessorio 2011-2012, attraverso quindi l'assegnazione di voucher. Quindi sono state aperte poi termini per la presentazione di domande e sono state redatte praticamente la graduatoria praticamente per l'assegnazione di buon lavoro a lavoratori disoccupati, cassa integrati o comunque in situazioni di disagio. E quindi questa è l'attività appunto svolta dall'Unione nel corso appunto di quest'anno. Inoltre poi si sta cercando nel settore dei servizi sociali di in qualche modo avviare delle comunità comuni, tenendo presente comunque sia le comunità di ciascun territorio, quindi che necessità di dover far fronte a servizi specifici per quanto riguarda appunto il settore dei servizi sociali. Il terzo fronte riguarda invece lo sportello unico per le attività produttive. Sapete, il SUVOP è la gestione praticamente delle pratiche a livello di avvio di attività produttive, artigianali, commerciali e industriali. E inizialmente era il comune praticamente titolare dell'attività, poi abbiamo fatto il passaggio di trasferire le competenze all'Unione. L'Unione a questo punto ha avviato il servizio e funziona attraverso un organigramma che quindi all'interno praticamente della struttura. Quindi fa parte anche Chiappini per una quota settimanale. Il vantaggio è quello che il suo stipendio viene pagato in parte dall'Unione. 8 ore per un estrattore a settimana? No, se non sbaglio. Adesso non lo pagano in decine. Perché l'incarico non lo pagherà. In questo caso l'Unione si è fatta carico del progetto per l'acquisto di un software per lo svolgimento di queste attività, e in modo tale da poter rendere uniforme le banche dati e consentire una maggiore integrazione e interazione per quanto riguarda appunto l'espletamento di quelle che sono le procedure organizzative, che sostanzialmente poi
in queste autorizzazioni, in queste richieste di autorizzazione relative ad un avvio di un'attività produttiva piuttosto che commerciale, richiedono poi l'acquisizione di pareri da parte di organi esterni, quindi in questo caso è l'Unione sostanzialmente che si fa carico poi di raccogliere l'istruttore, di fare l'istruttore e di rendere alla fine praticamente validata la pratica di avvio di un'attività artigianale produttiva industriale. Infine, per quanto riguarda i trasferimenti, l'Unione ha ottenuto un beneficiato praticamente dallo Stato di 120.000 euro di contributi e dalla Regione 136.000 euro, questo praticamente oltre alle somme trasferite dai comuni, perché sono servizi delegati ovviamente, però questo praticamente dallo Stato e dalla Regione sono 258.000 euro di fondi. Ecco, poi infine l'Unione si è fatta carico di collaborare con i comuni per la realizzazione di alcune opere pubbliche. In questo caso si fa riferimento al progetto di ristrutturazione dello stadio Tassara di Brenna e della scuola elementare di Maligno. Infine. Posso dire una cosa? È un escamotage questo perché purtroppo questi comuni sono sotto il patto di stabilità e quindi sforerebbero. Facendolo transitare nell'Unione, praticamente l'Unione non è ancora sotto il patto di stabilità, sotto il patto di stabilità, cosa che invece sarà sottoposta anche al comune di Osimo dal 2013. Infatti loro continuano a dirmi, ma se voi volete fare opere non scolare, patto di stabilità, fatelo pure tramite l'Unione. Purtroppo noi non abbiamo la possibilità di scolare. Ok, grazie. Qua non serve votazione. Una comunicazione. Volevo fare una domanda, ma non è già forse una risposta, cioè che io sono confermo. No, visto che il mio comune ha fatto appunto l'appalto per lo stadio. E per 200.000 euro, sono 200.000 euro di finanziamento, però ha avuto la comune. Allora praticamente una, ma non praticamente cosa succede? Ogni comune porta avanti i propri lavori, ad un certo punto tipo il comune di Brenna è sotto il patto di stabilità, con questo lui sforerebbe e non può andare. Allora cosa fa? Trasferisce il tutto all'Unione che non è sotto il patto di stabilità e il comune gira il pari importo dell'opera con oneri riflessi, contributi e mutui all'Unione in modo che fiscalmente sia contabilmente tutto regolare. Ho visto fatto lo strappato qua, ho chiesto appunto come che funzionava, se l'Unione che aveva carico al patto, cioè no, è un semplice scamotaggio. Tanto è vero che tutto anche l'opera burocratica e istruttoria la fa il comune. Cioè funziona come il consorzio di impresa su. Perché quello del patto di stabilità non può spendere più di quello che si entra con le entrate correnti, quindi lo hanno mutuo, quindi avrebbero i soldi, ma non possono erogare. L'Unione è esente da questa cosa? Fino al 2014 l'Unione non si potrebbe neanche. L'Unione non si potrebbe neanche, l'Unione si potrebbe neanche. Fino al 2014 sembra che l'Unione non si sottoposta al patto di stabilità, ma questa materia il legislatore è molto variabile, dunque attendiamo. E un'ultima cosa solo così ci informazione, ma perché no è altre cose, non lo so, ma all'interno dell'Unione il sindaco della protezione comune è vale per è molto democratico, sì, anche se non sta meglio la popolazione bella. Sì, sì.